Eccomi qua, buongiorno a tutti, da Massimo Intervista, giovedì mattina. Ieri sera l'Inter 6-0 a Verona. Il Milan pareggia in casa contro la Cremonese, la Roma pareggia a Monza e per il resto rimane tutto invariato, cioè la Lazio che vince in casa contro il Sassuolo 2-0 e si conferma al secondo posto, e l'Atalanta che vince in casa contro il Petra 2 e si conferma dietro la sedere, diciamo, si può dire, ok? A noi. Niente, ieri 6-0 a Verona, tutto troppo facile. Siamo passati da un mood dove praticamente facevi 40 tiri in porta e non segnavi né a porta vuota né con le mani. Adesso invece basta un tiro innocuo dove viene deviato il difensore avversario, la palla va all'angolino o un tiro da 40 metri e alla fine del set, diciamo. Ma ben venga, meglio così, anzi forse è il momento migliore della stagione, ci sta girando un po' la fortuna. Ieri il Verona c'era dire dopo il 2-0 ha tirato, diciamo, in barca, quindi partita poi in discesa e il Verona è sparito dal campo praticamente. Comunque un Inter che sta giocando, un Inter che gioca a calcio divertendosi, segnando, e quindi bene così, perché siamo in un momento della stagione importante, fondamentale, visto che c'è in ballo una semifinale Champions League contro il Milan, una finale Coppa Italia e poi un quarto posto in campionato da portare a casa il più fretta possibile. Quindi diciamo che non c'è un momento migliore dove entrare in forma, dove tutto girasse bene, anche la fortuna che non basta mai. Quindi niente, aspettiamo il prossimo weekend dove ci saranno partite importanti: Atalanta-Juve, Milan-Lazio e Roma-Inter all'Olimpico. Ragazzi, dovessimo andare a vincere all'Olimpico, per me è tanta roba, si delineerebbe un attimino un po' meglio per noi la corsa alla Champions League. Vediamo con i tre punti a Roma, perché ci credo, ragazzi, tre punti a Roma ci credo a questo punto, perché vedi, ragazzi, giocare bene, contenti in campo, vedo armonia, vedo feeling finalmente e ci credo alla grandissima. Gli obiettivi sono lì vicino, a portata di mano. Mi penso che la metà a quarto posto, mi penso che la finale di Champions e la Coppa Italia. Detto questo, ciao a tutti e forza Inter alla prossima intervista. I love you, ragazzi, sempre, sempre forza Inter.